Buongiorno signore. Buongiorno, la mia famiglia è una famiglia molto antica, di nobilissime persone, perché mio padre discendeva dai duchi e principi Appiano di Trento e Bolzano, che allora Trento e Bolzano appartenevano all'Austria. Il mio cognome originale era Eppan, che poi con l'italiano diventò Appiano. Lungo la storia, nella mia famiglia ci sono stati pittori, scultori, musicisti, due pontefici, Innocenzo X e Urbano VI. Ora, e sono state tutte una famiglia di cultori dell'arte, si sono interessate sempre dell'arte. Si vede. Si vede, ecco. Lo stemma che si trova là risale all'anno 1100 ed è arabo-bizantino, perché i miei antenati hanno collaborato alla liberazione di Gerusalemme. Là, tu come vedi, c'è Vincenzo Belline, grande musicista di Catania, che è nato a Catania nel 1801, nella sua città, ed è morto a Poitiers in Francia nel 1835. Per me è importante per due cose, perché prima nel 1828 c'era una mia prozia, che era la zia Peppina, da parte di mio padre, che era dama di compagnia di sua mamma. La mamma di Vincenzo Bellini si chiamava Agata Perlito, che a Catania tutte le signore hanno il nome di Agata perché la padrona è Sant'Agata. Ecco, io nel 1963, quando studiavo in conservatorio a Palermo, ho avuto una grande gioia di fare pari vocalizza a Maria Callas per cantare la famosa Castativa della Norma di Bellini e Maria del Monaco. Sono cose che ancora dopo tanti anni mi ricordo. Queste mobili sono mobili bulle francesi che risalgono nel 1810 e sono nate in Francia, perché il bulle è nato in Francia con Luigi XIII e poi si è divulgato lungo i secoli. Questi quadri sono i miei bisnonni, sono con abiti spagnoleggianti perché qua c'è pure la dominazione spagnola. Ecco. Bisnonni. Sono qua. Qui. Questo è il bisnonno. Sì. E quella è la bisnonna. Esatto. Wow. Sono con abiti spagnoleggianti perché qua c'è pure la dominazione spagnola. Ecco. Tanti secoli, quasi cinque. Wow. Intorno al 1770, 1780 quella l'epoca di queste quadre. Wow. Ora possiamo girare. Sì, andiamo. Qua abbiamo una Madonna del Seicento in legno. Questo qui? Sì, la Madonna. Madonna in legno. Il legno. E questo è un... come questo si dice, arazzo? Un arazzo più amico del Settecento. È il presepe del Settecento napoletano, in Gera. Quindi lei praticamente vive in un museo. Io vivo in mezzo all'arte. Sì. Daniele mi raccontava che lei è musicista anche. Sì, sì. Suoniamo qualche cosa breve. Sì. Lui ha studiato al conservatorio a Palermo. Sì. La storia della nascita di questa istituzione risale al 1617. Lo scopo principale del viceré De Castro all'epoca fu quello di mettere in piedi un luogo di accoglienza per i bambini che al calar della sera girovagavano senza famiglie e quindi creavano un problema di ordine sociale, ma soprattutto non avevano una possibilità di riscatto sociale. Quindi si pensò bene di dentro queste mura, che all'epoca erano la chiesa dell'Annunziata e quindi c'era un collegio annesso, di organizzare un'attività di accoglienza e beneficenza per dare loro la possibilità di apprendere un mestiere e quindi riscattarsi. Il mestiere che si insegnava era la musica, quindi questi bambini che qui venivano alloggiati gli insegnavano il canto per poi poter fare la questua o esibirsi durante le cerimonie funebre o di altro rito. Quindi da questo nucleo iniziale attorno al canto si sviluppò poi un'attività più profonda di insegnamento musicale, perché si scoperse logicamente che accanto al canto ci voleva pure chi insegnasse la musica, lo strumento, e quindi un'attività più complessa. Ma l'idea originaria rispetto alle altre istituzioni benefiche era quella che qui in questo luogo l'istituto di beneficenza insegnava la musica agli orfani o alle persone, ai bambini che venivano ospitati. Un luogo per poveri,
per i bambini raccolti per strada e anziché lasciarli così anche a disturbare la quiete pubblica o a delinquere, quindi con le gravi conseguenze per loro stessi, qui avevano l'opportunità di riscattarsi. Quindi è stata questa la molla iniziale sulla quale poi si è innestata tutta la tradizione musicale della città di Palermo. E praticamente ancora oggi la chiesa di San Giorgio, dove siamo stati, lei suona ancora lì, no? Suona l'organo là sopra, la chiesa di San Giorgio, il Duomo. Ah, dove siamo stati? Dove sì. Siamo stati? Con dove... migliaia di canne. Sì. 3.500 canne, se sono. 3.500. Ma quello di Modica è più grande, vero? Quasi simile, di San Giorgio de Modica. Queste sono dei vase francese. E questo tavola è francese sì, pure? Sì, è Bull. Andrea Charles Bull era l'ebanista di Luigi XIII. Allora, sono alunni tuoi? Sono studenti che del mio... Io sono tutor, il loro tutor. Ma io adesso non insegno più in quella scuola, io faccio soltanto, seguo soltanto questi ragazzi americani. Perché... troppe cose. Piccolo, insomma, guarda del 600 del Velázquez, che era il più grande pittore della Spagna. E come si chiama questo mobile qui? Un orologio. Un orologio. Tutto è originale qua dentro, non c'è niente di rifatto. È Napoleone III il mobile. Oh, e questa è una mia bisnonna. Sarà stata bellissima. Guarda, questo è un mio parente. Questo vaso. In mezzo? Sì. In verde? Se quello verde, sì. Sì. Oh my goodness. Poi abbiamo questo meraviglioso mezzo busto. Che è del 700 francese. No, bene. Entra. È il vaso che tu non hai visto. Il vaso è la prima volta che lo vedo, infatti vi stavo dicendo, ma dov'era questo vaso? È il vaso da sotto, tu non hai reso manco. Ah, quindi le portate da sotto? No, io chiedo da sotto, no, scuola, non hai da visto. Era la prima volta che dire, ma... E chi sto cuore? Ma di un niente. Ora, faccio su altre cose. E questa statua qui che cos'è? Queste sono delle morette, che sono delle piccole candeliere. E chi sono i pittori di questi quadri? Sono dei pittori napoletani. Napoletane? Sì. Questa è la Madonna delle Rose. E come si fa a mantenere la perfezione di tutte queste opere d'arte? Perché sembra molto pulita, sempre, non c'è sempre. Polvere. Le pulisco io con le patate. Con le patate? Sì, le patate quelle grosse, se tirano... Biologica? Sì. I patate naturali, quelle grosse, se vanno a petta e se ci passa piano, che si tira la polvere ed esce il colore. Wow. Ma può spiegare il motivo perché si usa la patata e non qualcosa di più moderno? Io avevo una gettata se tira la polvere, cose del moderno rovinano tutto, ecco. Invece ci sono cose naturali, che sono le patate. Ma... E poi che crea quella patina protettiva anche, esatto. In qualche modo che protegge nel tempo gli affreschi. Poi devi considerare che casa del signor Appiano è chiusa, nel senso certo. Sempre pulita ogni giorno, sì. Quindi insomma... Lei vive qui oppure... Sì, no, sì. Qua. Sì? Aspetta, sì. Poi avremo altre cose, aspetta, torniamo a qualche cosa. No, ma non ti preoccupare, tornatore, insomma, è sufficiente. No, apriamo. Thank you.
quella è una canzoncina che scrisse Vincenzo Bellini all'età di 15 anni, quando studiava a San Piero da Maiella a Napoli, nel conservatorio, che poi lui se ne andò a Poudon in Francia, vicino a Parigi, dove presentava le opere. Il teatro più importante dell'Ottocento in Europa erano tre. Il primo è Parigi, il secondo Vienna, il terzo Palermo. Ecco, dove lui presentava le opere, che è vissuto poco, Vincenzo Bellini, ma ha scritto molto. Come tutti i musicisti. No, ma un'opera preferita qui? Tutto mi piace a me, tutto sì. Bello che è qua. La casa è la sua opera preferita. Sì. Qua ci sono gli abitanti che le mie bisnonne, piano verde. Piano piano. Oh. Sì. Ecco, vede, queste, i ventagli, sono preziosissime, perché sono piene di rubine. Non ci sono manco la Quirinale che c'è questa cosa. Pico. Neanche al Quirinale ci sono queste. Ma sono rarissime. Ecco lo stemma vero sì, della famiglia. Questa non l'avevo mai visto questo abito. È nuovo, l'hai portato da poco. L'ho portato restaurato da poco. Madonna mia, questa è e questo è un presepe? Sì, presepe napoletano. Questi gioielli sono veri? Sì. Perché ho chiesto? No, che domande fai? Sì, sì. Come si chiama questo giovane? Stefano. Stefano. Ah, sì. Stefano. Sì. Lì è Rebecca. Ah. Qua c'è un quadro di scuola da Lavagesca. Luci ed ombre, buio, contrasto. Meraviglioso. Con la luce. Ah, io adoro questo. Il cappellito del Signore. Ah, ti piace quello? Sì. E vedi che è abbinato quello che suonava il violino e quello che suona il mandolino. Questo è il mandolino e quello è il violino. Ce n'è un altro là, vede? Là ce n'è un altro. Ah, lo stesso uomo. È lo stesso autore. Lo stesso autore. Guarda che c'è qui. Questo non è francese, è in cinese. Cinese, autentico, del 1840. Quello. Cioè, questo, solo questo ha un valore inestimabile, penso. Cioè, sì, solo questo qui. Ecco qua i presepi antichi. Cazzo, sono gli altri i tre re. No, anche questo l'ho mai visto. Maria, come può essere? Gesù. No, forse no, questo sì. Là c'è l'altro. E quest'uomo qui in abito? È quello mio padre. È suo padre? Sì, mio padre. E come si chiamava? Rosario. Rosario. Vede questo presepe. Questo sono del Settecento napoletano. Che sono dei capolavori. Guarda che sono dei pezzi unici, nel senso che non... Non è che ci sono tanti esemplari di quello che stai vedendo. Ogni stanza ha il suo proprio feeling. Sì. Wow. Ecco qual è la cosa che devo far vedere. Vedete cosa c'è là. Questa è una cosa di palazzo reale. Quindi lei cena qui? No, no. Io sarei a disagio. Vedete che c'è qua, Danilo. Questo è del Settecento spagnolo. Madonna. E dov'era questo? Ah, tutto questo ha fatto restaurare. Ti posso vedere una cosa che... Pazzesco, ragazzi. Rossini. Questo è stato Rossini? Sì. No, ma... Niente, vabbè. Ma questo è... Ma tu hai visto, è una cosa da uscire da pazzo. Ma l'avete restaurato? Ma quanto ti è costato per restaurare questo pezzo? Chi c'è a valore di 25.000 euro. Madonna. E chi l'ha restaurato? Una mano esperta? No, l'hanno restaurata a Firenze. A Firenze, appunto, perché qui non abbiamo... No, no. E quanto ti è costato spedirlo? Una grossa spesa c'è pure. Questo c'è la chiesa di San Giorgio. Questo è il Duomo. Pensavo di aver già visto questa chiesa. certo. Pazzesco, pazzesco. Sempre come se fosse la prima volta. Un po' più a destra e più a sinistra, così prende il mobile. Così vediamo il mobile, perfetto. Siamo noi l'opera. Non siete voi l'opera, ragazzi, mi dispiace. Siete dei bei ragazzi, però...